Bentornati amici di Carta Carbone, siete pronti per una nuova avventura e questa volta la di avventura andrà maiuscola. Perché? Beh, ultimamente ho riletto qualche libro che parla di migrazione, sta arrivando la bella stagione, quindi buona parte degli animali, come ad esempio le oche, si sa, si mettono in viaggio e volano verso luoghi più caldi. Ma c'è un film in particolare che si chiama Sulle ali dell'avventura di Nicolas Venier, ma ancor prima un cartone animato che guardavo quando ero piccola e poi ho ritrovato le varie storie su dei libri di Iperborea, sempre di Selma Lagerlöf, Il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson. Beh, questa volta però ho trovato un libro che ha superato veramente tutte queste avventure. Si tratta di L'oca e suo fratello, un libro strepitoso edito dalla Synnos editrice, dove si racconta la storia di un'oca e di suo fratello che abitano in una fattoria. Una fattoria come tante, chiaro, dove c'è una contadina, un cane, un gatto, delle mucche, delle galline, insomma tantissimi animali. Ma non sono animali qualunque, no, perché si porranno qualche domanda prima della partenza. Partiranno, non partiranno, chi lo sa, questo lo lasciamo scoprire a voi con la lettura di questo strepitoso libro, però intanto sappiate che si prendono in giro, parlano, si battibeccano, litigano, tutto però con filosofia, poesia e ironia. Beh, allora, chiaro è che questo della Synnos è un libro per tutte le età e poteva mancare il nostro contributo con la realizzazione di una spilla veramente speciale, una spilla a forma di oca? Beh, siete curiosi di sapere come preparare la vostra e prepararvi a battibeccare o a filosofeggiare con i vostri amici o con i vostri fratelli? Sì? Bene, allora cominciamo! Per realizzare le nostre oche abbiamo bisogno di pochissimi ingredienti. Ingredienti sì, perché questa volta tutti i materiali li potrete trovare tra gli scaffali, negli scaffali della vostra cucina. Parliamo infatti della creazione di una ceramica fredda realizzata con amido di mais, bicarbonato, olio di semi di girasole, se poi avete però anche dell'olio per il corpo profumato, beh allora potrete rendere anche i vostri oggetti profumati. Della colla vinilica, che sicuramente sarà nei vostri astucci, un mattarello, un piccolo recipiente dove preparare l'impasto, carta da forno, della pellicola trasparente, un cucchiaio per le dosi, una forchetta per mescolare tutti gli ingredienti, anche se io solitamente preferisco usare le mani perché mi diverto un po' di più, e un taglierino o comunque un coltello un po' affilato. Soprattutto avrete bisogno di una superficie liscia. Io ho usato della carta da forno in modo tale da non far attaccare poi l'impasto. Come si prepara la nostra ceramica fredda? Allora, innanzitutto servono 2 cucchiai colmi di amido di mais. Vi consiglio come prima cosa di eliminare un po' i grumi che magari si possono formare quando versate l'amido nella ciotolina. Questo perché? Perché quando andremo poi a mettere 2 cucchiai di colla vinilica eviteremo di avere dei grumi e la lavorazione della ceramica sarà più facile. Ecco. Poi appunto 2 cucchiai di colla. E poi, una volta fatto questo, si può iniziare a impastare il tutto. Io mi aiuto anche con le dita per togliere tutti i rimasugli, così. E poi
con la forchetta vado a sistemare e a girare il nostro impasto. Intanto do una pulita al cucchiaio perché poi mi servirà anche per il bicarbonato. Ecco, iniziate a girare. Dovete fare in modo che la colla si addensi con l'amido. In questo modo. Per rendere più facile la lavorazione, poi andiamo a mettere 2 cucchiai d'olio. Ovviamente poi potete decidere in base anche all'elasticità dell'impasto se aggiungere o meno altro olio o dell'amido, però adesso vediamo un po' se dovesse presentarsi l'occasione di vedere poi eventualmente come correggere il tiro. Ecco. Se usate le mani, ovviamente vi renderete più facilmente conto della consistenza dell'impasto. È un po' come se stessimo preparando una crostata alla fine, quindi il bello di mettere le mani in pasta è proprio questo, vedere la consistenza dell'impasto e rendersi più facilmente conto di quali ingredienti aggiungere. Allora, prima dell'olio aggiungiamo 1 cucchiaio raso di bicarbonato. Per quello vi dicevo, se avete un cucchiaino potete metterne semplicemente 2. Il bicarbonato servirà per rendere il nostro impasto più compatto. Andiamo poi a girare ancora. E aggiungiamo l'olio di semi di girasole. Uno e 2 cucchiai. A questo punto vi consiglio di usare le mani. Ecco, vedete come l'impasto prende forma. Versiamo poi tutto sulla superficie piana e continuiamo a girare. Recuperiamo anche i pezzetti di impasto che avanzano. Dobbiamo renderlo elastico. Quindi vi consiglio anche di premere in maniera abbastanza forte per dargli un'elasticità maggiore, in modo che la colla poi insomma si
vada ad amalgamare con tutto il resto degli ingredienti. Ecco qui, il nostro impasto è praticamente pronto. Adesso dobbiamo recuperare un piccolo contenitore con un tappo, avvolgere l'impasto nella pellicola e lasciarlo riposare per almeno 2 ore. Ogni tanto controllate sempre l'elasticità, che appunto ci permetterà di lavorare al meglio con questo materiale, ma 2 ore sono più che sufficienti. Se poi vedete che è ancora troppo molle, allora bisognerà aspettare 3 ore. Non bisogna mettere l'impasto in frigo, ma semplicemente lasciarlo dentro casa a temperatura ambiente, bisogna solo avere un po' di pazienza. Allora, io ho preparato questo, adesso faccio una pallina. Lo avvolgo nella pellicola trasparente. Basta un pezzo piccolissimo. Chiudo tutto e poi vado a riporre il nuovo impasto all'interno del mio contenitore con il tappo. Noi abbiamo già preparato un po' di impasto per farvi poi vedere come proseguire questa attività e andiamo perciò avanti. Prendiamo un pezzo di ceramica che ormai si è solidificata quanto basta e con il mattarello andiamo sulla base liscia a stendere il nostro impasto. Okay. Ne aggiungo un po' perché è bene che una volta che andremo a disegnarci sopra sia un po' più spessa, in modo tale da avere una figura stabile. Se vedete che si formano delle crepe così, in questo modo, allora ricomponete, riappallottolate l'impasto e stendetelo nuovamente. Questo ve lo dico perché? Perché una volta che poi si va a solidificare ulteriormente, queste crepe potrebbero rivelarsi poi dannose per le nostre occhette. Allora, se siete poi molto bravi, potete anche disegnare a mano libera le vostre ocche. Io non sono molto molto brava, perciò ho stampato la figura di un'occa e vi faccio vedere come la riporterò sulla ceramica. Ok, questa è l'occa che ho stampato. Per riprodurla esattamente sulla ceramica userò un pezzo di carta da forno, una matita con lamina grassa, quindi ho usato un HB, e andrò a ricalcare l'occa proprio sopra la carta. Così. Una volta poi che ho ricalcato le parti che mi interessano del disegno, posso decidere di fare 2 cose. Posso appoggiare la
carta da forno sopra la ceramica e con il mattarello passarla in questo modo, quindi schiacciare il disegno sopra la ceramica, oppure posso decidere di ripassare con la matita le linee che vedo sulla carta e avrò così l'effetto carta carbone. Quindi ricopierò il mio animale sulla ceramica e poi dovrò semplicemente andarlo a ritagliare con un taglierino o con un cutter. In questo caso, se avete anche un punteruolo va bene, o un coltello da cucina, ovviamente per questa azione dovrete farvi aiutare da un adulto, e andare a tagliare le linee più marcate della vostra oca. Non abbiate paura se la ceramica si sporca, perché tagliando poi si andrà, una volta ritagliata la prima parte, si andranno a fare le rifiniture, quindi le sbavature verranno poi eliminate. Ovviamente, una volta che avrete ritagliato e colorato la vostra occhetta, potrete poi decidere se incollare dietro con della colla a caldo una spilla, e quindi fare come ho fatto io e avere la vostra spilla dell'oca sempre con voi, oppure se riuscite a recuperare, visto che la bella stagione sta arrivando, una stecca di un gelato, beh, potreste anche costruire e realizzare un originalissimo segnalibro per le vostre storie. Insomma, tutto si può fare, bisogna solo preparare prima un po' di ceramica, avere un po' di pazienza nell'attesa che questa sia pronta, e poi vi potrete sbizzarrire. Ovviamente potrete realizzare anche altri personaggi della storia dell'oca e suo fratello che preferite. Il libro è un illustrato, quindi all'interno il romanzo con delle illustrazioni, quindi al suo interno potete trovare tantissimi altri personaggi che magari possono starvi simpatici, e potrete ricostruire e ricreare l'intera fattoria dalla quale vengono l'oca e suo fratello. Tra un'attività e l'altra vi consiglio di pulirvi le mani. Perché? Perché l'olio rimane un po' grasso, quindi magari rischiate di sporcare un po' poi il lavoro. Ma una volta liberata l'occhetta dal resto della ceramica, questo sarà il nostro risultato. Ovviamente non è ancora finito, Adesso con un pennarello, io userò questo arancione, coloreremo le zampe in questo modo. Il becco, io sto usando dei pennarelli acrilici, ma anche se utilizzate dei pennarelli classici va bene lo stesso. Poi l'occhietto qui,
e possiamo rifinire anche le piume delle ali delle nostre oche. Possiamo poi completarle con dei particolari che preferiamo, quindi possiamo veramente sbizzarrirci nella creazione dei nostri animali. Ecco qua. La nostra prima oca è pronta per andare in giro per la fattoria e fare qualche domanda. E ricordatevi che potrebbero dirvi che siete piccoli, ma come rispose qualcuno all'interno di questa storia? Beh, dice ancora una volta che siamo piccoli e che sappiamo fare poche cose. Intanto però abbiamo spostato l'aria. Buon divertimento e buona lettura!